Rubio per parlare di cibo e cambiamento climatico. Oggi siamo stati nei laboratori di fisica, chimica e tecnologia con Antonio Zagarese che ci racconta questa giornata. Magie in slow motion e timelapse, solo reazioni nei laboratori di chimica, sperimentazioni in quello di fisica, cambiamento, il filo conduttore della 16ª edizione del Festival della Scienza di Genova, studenti di ogni età al Porto Antico per osservare, toccare la più sofisticata tecnologia o semplicemente quella più ingegnosa in grado di cambiare la vita di ogni giorno, la tecnologia che può mettere al sicuro dai terremoti. Ragazzi e i visitatori del festival possono provare l'esperienza del terremoto, cioè possono capire come ci si sente durante un terremoto e soprattutto quali sono le diverse sensazioni a piano terreno, al quinto piano e al quinto piano di un edificio isolato sismicamente. La Fondazione EUCentre di Pavia con Università, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Protezione Civile fa ricerca nel campo dell'ingegneria sismica, studia il comportamento degli edifici durante i terremoti. C'è molto interesse, c'è da una parte un po' di timore, ecco, perché i ragazzi hanno un po' paura, perché hanno, insomma, si sente che i terremoti uccidono le persone, eccetera. Però capiscono che dai terremoti è possibile difendersi, cioè i terremoti non possiamo prevederli, non possiamo evitarli, ma possiamo appunto costruire gli edifici in modo che non subiscano danni o subiscano meno danni e quindi che non facciano morire o feriscano le persone. Questa è una cosa molto importante, quello è il motivo per cui siamo qua, cioè capire che difendersi dai terremoti si può e si deve.